vabbè, fatta questa premessa, qualcuno vuol dire qualcosa, noi saremo contenti, perché anche all'interno dell'assemblea c'è una totale mancanza di dibattito su quello che succede nella commissione affari interni. No, il nostro non è il primo intervento, ce n'è stato uno lunedì scorso, è passato completamente in osservanza. Veramente vorremmo che qualcuno dicesse qualcosa, perché non è possibile continuare così nell'assoluta indifferenza. A questo punto, se le cose continuano così, probabilmente noi saremo costretti a scioglierci, perché non possiamo condurre in 4 o 5 questo tipo di battaglie. Dunque, prima di appunto, lui già ha detto appunto il problema degli appelli, noi abbiamo preparato una specie di domanda da sottoporre prima all'assemblea e poi se verrà approvata con eventuali emendamenti, insomma, modifiche, proposte, eccetera, eccetera. Avevamo pensato di proporla prima in maniera informale ai presidi delle facoltà di lettura, poi effettivamente cioè affrontarla a viso aperto. L'assemblea, come dire, riunita in data 31 gennaio, vabbè, 1 febbraio avanti, segnato con attenzione il problema del numero di appelli per ogni sessione. Cosa dà come insufficienza? La commissione chiede che il numero degli appelli venga aumentato dagli attuali 5 ad un numero non inferiore a 8. Che gli appelli di ciascuno insegnamento siano fissati ad almeno 25 giorni l'uno dall'altro, in numero non inferiore a 3 per sessione, 2 per la sessione straordinaria, e comunque mai nello stesso mese. Che si limiti il più possibile la contemporaneità degli appelli nello stesso mese. Concentramento di tutte le, facoltà, le scuole medie e superiori, come? Hai esposto bene. Quindi bisogna passare pure dal punto di vista operativo. Dal punto di vista operativo. Voglio sapere qual è la vostra proposta rispetto al fatto, cioè in assemblea se ne parlare, abbiamo visto prima che quando l'assemblea ha cominciato a discutere di questo fatto, una volta che si è spiegato che cosa creare dopo. No, non lo so se la commissione di organizzazione ce la farà coprire, diciamo, facendo sto, hai capito? Poi secondaria cosa bisogna discutere domani? Sì. Bisogna discutere, noi domani mattina cosa vogliamo scrivere sullo striscione che è nella commissione quella là sulla legge Ruberti, sono andati i docenti che praticamente erano andati là per chiedere degli emendamenti alla legge e tutti questi fatti qua, probabilmente bisogna ancora spiegare ancora maggiormente a questi docenti che la nostra posizione rispetto alla legge Ruberti è quella che sta nella piattaforma del che abbiamo approvato quando abbiamo occupato questa benedetta università. Per cui diciamo tutte queste cose qua vanno discusse qui in assemblea. Io sono un compagno di una fabbrica Gepi che si trova lì ad Armigliano Vincenzo. Avevo deciso di intervenire in questa assemblea perché mi sembrava di intravedere, almeno nel lavoro svolto fin qui dai compagni dell'Orientale, appunto la volontà di estendere la mobilitazione su un territorio più generalizzato, che non è semplicemente quello della riforma Ruberti, ma che riesce a individuare la reale natura di questo attacco, che è sicuramente molto più complessivo. Mi sembra che rispetto all'invito che ci è stato dai colleghi. Siamo ancora una volta, siamo soli e
una scadenza come, come Natale, Pasqua, Epifania e la manifestazione della pace. Si portavano a sciamare persone, anche un numero consistente di persone, per rivendicare questo diritto alla pace, come se la guerra non avesse comunque delle sue origini specifiche, come se la guerra non fosse alla base di un determinato scontro, come se la guerra in definitiva fosse connaturata a un certo modello di sviluppo, che è quello capitalistico. Allora, su questo movimento ci si è mossi sulla parola d'ordine della pace, senza andare a capire come questa parola potesse essere praticata e quali fossero realmente le controparti da questo punto di vista. Ambiente. Movimenti ambientalisti, verdi, ci sono verdi dappertutto. E quindi, cioè, la tematica, no? L'università, gli studenti, il futuro, è tutta, siamo dentro la crisi di un sistema. E quindi, cioè, se alle parole devono corrispondere, cioè devono essere riflessi di un pensiero, quindi un fatto materiale, cioè chiaramente il diritto allo studio, il diritto al lavoro, cioè rispetto all'occupazione dell'università diventa una contraddizione. Però il punto è questo, cioè nel pensiero dei docenti e anche degli studenti c'è poi il senso, non vorrei dire delle parole insomma, come dire, qualcuno può dire, c'è un po' difficile, c'è il senso della dialetta. Allora lo spettacolo che io l'ho titolato Franco Cardinale Inglese, scusate il cognome, perché mi è capitato sempre, sia per la militanza dei partiti di sinistra, sia quando sono stato invitato pure nel clero a recitare, quando mi dovevano presentare nel vescovato davanti al Cardinale Bussi, dice come vi chiamate? Dico Cardinale. Un vaccino fisso, dice come vi chiamate? Ecco, suo cognome mi ha dato sempre questi problemi. Se stavo nel partito di Franco Cardinale, tutti guardavano a sorte queste cose come se il nome fosse. In seguito mi sono trovato dei pseudonimi, Angelo, per dire povero diavolo, o Ciro Pace, per dimostrare il mio antimilitarismo. In materia di assistenza, le forme offerte dall'opera universitaria assolutamente inadeguate alle reali necessità e quindi alti costi dei servizi per i fuorisede, attuale situazione e regolamentazione degli alloggi, assoluta inesistenza di pronto soccorso e attività di medicina preventiva, assegni di studio assolutamente inadeguati, mancata pubblicazione a prezzi politici da parte dell'opera dei libri scritti dai docenti dei corsi, il funzionamento dei servizi prestiti e in generale l'inadeguatezza degli stanziamenti della regione per le attività dell'opera. In materia di strutture, la carenza di spazi che impedisce una normale attività didattica, la mancanza di spazi certi per forme di socializzazione e momenti di incontro alternativi fra gli studenti, l'inefficienza dei servizi di segreteria con orari di apertura troppo ridotti e limitati alla mattina, la mancanza di biblioteche adeguate alle necessità di uno studio critico e produttivo, l'inefficienza delle biblioteche esistenti per gli orari e i modi di gestione che penalizzano gli studenti, l'esiguità del numero dei testi disponibili e l'impossibilità di riprodurre il materiale di studio gratuitamente, la mancanza di controllo sulle forme di prestito per i docenti e i ricercatori, da notare il mistero dei libri scomparsi. A tutto questo la Ruberti non dà alcun tipo di soluzione, anzi, essa introduce nuovi e ancora più aggravanti criteri selettivi. Gli studenti dell'IUO si dichiarano a favore di una riforma dell'università, necessaria vista le attuali condizioni dell'università italiana, ma nel contempo sono fermamente contrari al disegno di legge Ruberti che, anziché risolvere il malessere attuale, non fa altro che istituzionalizzarlo in strutture privatistiche e quindi antidemocratiche. Allora,